sono dei consiglieri appunto che insieme a noi verdi vogliono sostenere appunto questa causa, quindi presenteremo un ordine del giorno e quindi la richiesta di un consiglio comunale proprio appunto per questo argomento. Se ne è accennato al consiglio comunale scorso e quindi si sarebbe certamente presa in considerazione la discussione e il dibattito su una vicenda così importante che riguarda il nostro territorio. Come diceva l'amico che mi ha preceduto, noi non siamo assolutamente, non vogliamo assolutamente tirarci fuori appunto questa responsabilità territoriale. Siamo convinti, soprattutto appunto noi verdi, che le energie alternative possono funzionare, ma certamente e con forza oggi siamo, a differenza di quello che è stato l'intervento un pochino più tecnico da parte appunto dell'assessore, siamo contrari. Siamo contrari per una serie appunto di motivi e dei motivi soprattutto appunto ovvi, che sono quelli che è una zona ad alto rischio sismico, quindi qualsiasi movimento, insomma, lo può capire anche un bambino, non c'è bisogno appunto dell'intervento appunto del professore che qui ha sempre sostenuto appunto con grande attenzione e con grande spirito la questione appunto dei campi flegrei relativamente appunto al rischio appunto che si correva appunto intervenendo appunto sul territorio. E quindi noi siamo, lo diciamo qui, proprio appunto per liberare il campo appunto da strumentalizzazioni dei movimenti giustamente preoccupati, ma noi siamo vicini a loro, non siamo distanti, non siamo l'amministrazione cieca che non vuole assolutamente ascoltare le voci o una manifestazione di questo tipo. Non voglio appunto spostarmi su una questione diciamo strumentalmente politica, credo appunto che siamo qua a dimostrare appunto che il Consiglio Comunale e dei consiglieri sensibili a queste problematiche appunto se ne vogliono fare carico, non vogliamo derogare nessuno. Nel Consiglio Comunale abbiamo già messo all'ordine del giorno diverse vicende che riguardavano appunto i cittadini, seguiteci perché non vogliamo assolutamente appunto essere così esclusi da ragionamenti appunto che riguardano in prima persona appunto i cittadini. È un evento sicuramente appunto pericoloso, per cui daremo battaglia in consiglio, nelle sedi istituzionali, nelle commissioni, perché insieme a me ci sono appunto dei consiglieri altrettanto sensibili appunto a questa problematica. Siamo, lo diciamo qui, fermamente contrari alle trivellazioni, non senza se e senza ma, proprio appunto per i motivi appunto che si dicevano prima. Quindi assolutamente d'accordo, domani presenteremo un consiglio, la richiesta di un consiglio comunale monotematico sulla vicenda, quindi un invito a partecipare e quindi ad anche verificare le posizioni dell'amministrazione che mi sembra appunto di dialogo, non di chiusura. Quindi credo che alla fine la spunteremo sul non avere nel nostro territorio le trivellazioni. Grazie. Bene. Lei rappresenterebbe di Pecoraro Scanio, quindi di Roberto Conte, consigliere. Oh, voi Allora, rappresentate no. quelli. Tant'è vero che Vediamo. avete il Assolutamente. Assolutamente no. giudice. Assolutamente no, assolutamente. Se vuoi fare polemica, allora è un discorso. Politicamente, te lo dicevo che ha lavorato con la Madonna e te l'ha fondato di me. Ma no, con tutto il rispetto per la mano. Ma assolutamente no, assolutamente no. Assolutamente no, stai sbagliando perché ci siamo rinnovati, non c'è più, non c'è più, non c'è più. Non c'è più. Allora, non è il caso proprio di andare in queste risse verbali. Siamo su un altro tema, poi ognuno conosce la storia politica dei personaggi e Borrelli si fa andrà una sua idea. all'opposizione in consiglio Allora, l'abbiamo già detto. Borrelli lo conosco personalmente, è una persona De Luca. personalmente, la stimo. Comunque, a me interessa che questa lotta diventi trasversale, che tocchi tutti, che siamo tutti la cittadinanza ad appropriarci del territorio, perché è quello che dobbiamo difendere, il territorio, tutti, da destra a sinistra, no, senza se e senza ma, senza se e senza ma. Chiamo anzi un cittadino adesso, di quarto, Bruno, dove sei? Dove sta? Dove sta? Un attimo, c'è un ordine, signori, grazie, dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Bruno Martinelli, Bruno, smettiamola, vi prego, non so, allora, non è il momento. Andate a prendere un caffè. Che succede? Che succede? Ragazzi, un'ambulanza, dobbiamo chiamare qualcuno, sì. C'è una persona che si sente male. Chi è?
Giuno è il numero uno. Come sei venuto? Con Luca. Luca con la macchina? Sto a posto. Dove ci andiamo oggi? Casa tua? No, guarda. Sono qualcuno che mi odia. Però tu sei cattivo. Non sei, c'è la comunità, comunità. Però quando si tratta di mangiare. La maest mais is cioè, mai sister the mai sister quindi mi dico un po' la lavorare così bravo non credo ma chi è Luca? Che Luca, il nostro Giuno che è particolarmente sanguigno, ha fatto bene, anche dal mare. Ciao, anzi, vi invito ad accomodarvi. Allora, se diciamo la disponibilità di accompagnare, io domenica scorsa andai alla riunione in Gissalda, quindi a me fa piacere. Poi prendo, vedi, registriamo e mandiamo tutto sul grande web. Ti metto pure a te nel quadro. Cerchiamo di fare qualcosa, un po' di informazione, qualcosa di utilità. Allora, vi invito veramente a riprendere, anche perché insomma penso che la domenica a Napoli è sacra, a mia casa a mangiare, ok? Quindi riaccomodiamoci, no, riaccomodiamoci Paolo, grazie, riaccomodiamoci. Non mi fate fischi i microfoni, riaccomodiamoci, grazie. E allora, c'era Bruno Martirani, giusto? Bruno Martirani, cittadino di Quarto, che voleva parlare, mi è arrivata adesso anche una comunicazione, sono più consiglieri a Pozzuoli che si stanno veramente muovendo perché non vogliono le trivellazioni, quindi come ci auguriamo tutti diventerà trasversale senza dovere politico, perché ripeto, è una lotta del territorio, ok? Bruno Martirani, di Quarto. Salve a tutti, mi presento come un comune cittadino di Quarto perché penso che oggi la parola debbano prenderla i cittadini e non i consiglieri comunali né le istituzioni che fino ad oggi hanno occupato troppo la scena politica di questo territorio, provocandone chiaramente una situazione degradante. La situazione di trivellazione è importantissima, chiaramente come altri interventi che mi hanno preceduto. È frutto e anche conseguenza di quello che è il disegno dello Sblocca Italia che è stato approvato dal governo Renzi, un disegno che fondamentalmente mette al centro lo sviluppo, ma quella forma di sviluppo che non piace ai cittadini del territorio perché si specula sulla vita delle persone mettendo in pericolo un'area vulcanica come questa a favore di chi opererà le trivellazioni e soprattutto a favore di una vecchia idea Maria. Che è il sistema della produzione di energia. Dico questo perché penso che in questo momento sia fondamentale che i cittadini si esprimano su questa questione e soprattutto, come ho detto già precedentemente, a un'assemblea organizzativa che ha portato a questo dibattito pubblico, che e sono i cittadini a dover prendere parola su questa questione e penso che non sia un problema solo del comune di Pozzuoli, sono tutti i comuni dell'area flegrea che devono esprimersi sulla questione delle trivellazioni e probabilmente dobbiamo darci degli strumenti adatti per dire a questi consiglieri, a questi assessori e chiaramente ai sindaci dell'area flegrea che un'idea di sviluppo diversa è possibile, che i cittadini la immaginano in modo molto più intelligente rispetto a come è stato fatto oggi e questo può essere fatto credo solo attraverso due soluzioni che sono probabilmente quelle più applicabili, a parte la
creazione da parte di tutti i comuni dell'area Flegrea di delle commissioni indipendenti e tecniche in cui vengano coinvolte le figure autorevoli diciamo, per quanto riguarda l'ambito della geologia e della, insomma, il problema chiaramente diciamo, a questi connesso delle trivellazioni. E poi fondamentalmente dobbiamo dotarci di un altro strumento che credo sia fondamentale, che è un referendum magari senza quorum, che venga posto a tutti i cittadini dell'area Flegrea, quindi il comune di Bacoli, il comune di Quarto, e che venga posto appunto in termini semplici, in modo tale che chiunque poi andasse a operare all'interno degli spazi politici che poi decideranno del nostro futuro attraverso questo provvedimento tengano soprattutto conto di questo elemento, che è l'elemento popolare, quello che dà vita fondamentalmente a questi momenti di politica e di questa politica dal basso, che noi stessi dobbiamo nutrirci, e non possiamo alzare polemiche già contro chi magari in passato ci ha ostacolati, che già ci hanno dimostrato che il loro modo di fare politica è un modo di fare politica vecchio, e quindi le decisioni su questi temi così importanti vanno rimesse a noi. Questa assemblea non è solo un'assemblea simbolica in cui i cittadini si incontrano e qualcuno magari prepara diciamo, la sua strategia e tattica politica per essere eletto, diciamo, negli anni a venire, ma questa è un'assemblea in cui si mette al centro soprattutto il problema, che è il problema delle trivellazioni, su cui bisogna riflettere insieme e riflettere con più momenti di questo genere. Quindi, diciamo, non mi dilungo perché condivido anche tanto quell'intervento che è stato fatto da Edoardo precedentemente, e penso che quella sia il nodo fondamentale della questione. Credo solo una cosa, che se questa assemblea avrà delle conseguenze, allora avrà avuto un'efficacia, ma se questa assemblea deve essere il teatrino dei vecchi politicanti dell'area Flegrea, allora il focus della discussione credo sia completamente sbagliato. Qui bisogna dare parola a tutte le associazioni, ai collettivi, ai comitati territoriali che da anni combattono davvero per il territorio, e combattono davvero per un'idea di sviluppo diversa, che non sia quella dello Sblocca Italia, che non sia quella che hanno in mente le commissioni comunali del comune di Pozzuoli. E quindi, diciamo, bisogna impostare un modo politica, di fare politica nuovo, in cui vengano coinvolti questi soggetti e in cui sia data finalmente parola su questi temi, e quindi agibilità politica per costruire dei disegni di città nuovi. E chiaramente questo poi presupporrà anche l'idea di una ricostruzione dell'area Flegrea, che secondo me è fondamentale, perché come anche le elezioni amministrative ci hanno dimostrato, questa è un'area che va valorizzata, e va valorizzata chiaramente non attraverso le proposizioni dei vecchi politicanti, ma attraverso le nostre proposizioni, che sono forse quelle più genuine e che più fanno bene al nostro territorio. Grazie. Grazie a Bruno. Io volevo chiamare cittadina di Agnano, c'è anche un'associazione, Bruna Pampinelli. Bruna, dove sei? Eccoti qua. Bruna, ecco a te il microfono. Io mi siedo, sono stanchissima. Allora, signori, io sono qui in rappresentanza di cittadini, coloro che dopo aver ascoltato delle relazioni tecniche, dopo aver letto i pro e i contro per quanto riguarda questa realizzazione di impianto progetto Scarpoglio, ha deciso e ha detto no. Il no perché? Perché in base a il professor Mastro Lorenzo ha spiegato in maniera molto chiara, molto trasparente, che ci sono tanti rischi, e mettere a repentaglio la vita delle persone, e penso che ne siamo tanti, assolutamente non è il caso. Il risparmio, tutto ciò che si potrebbe eventualmente, tra virgolette, che è sempre relativo perché andiamo ad arricchire sempre i soliti, non credo sia un elemento che possa essere superiore a quello che è il bene dei cittadini. Io invito, questo prevalentemente è stato ciò che desideravo fare qui, tutte le associazioni, tutti i cittadini, anche a livello autonomo, non è detto che bisogna che ci entrino in un gruppo, assolutamente, tutti che siano d'accordo meno ad entrare in gruppo, fare parte in forza per dire no, è pericoloso, quindi no. Non finisco l'invito ai cittadini, io voglio invitare anche l'amministrazione. Mi spiego, io ho sentito l'assessore del comune di Pozzuoli
dire una cosa. Ha detto: attenzione, noi produrremo degli atti, è normale che entriamo in un certo contesto e questo lo faremo soprattutto perché sul nostro territorio ci sono dei vincoli e noi è la prima carta che ci giochiamo. Ho sentito dire che un mostro nella specifica 50 metri, 22 metri, non mi ricordo insomma i metraggi, per cui ha detto, arrivato a un certo punto, questa sorta di disco volante, uso le parole, professore, disco volante, lì all'interno di quel contesto dove vi posso garantire che andiamo via Pisciatelli, se vogliamo mettere una tettoia, assolutamente no, perché rovinamo quello che è il paesaggio. Quindi io credo che ci siano delle armi da poter adoperare. E invito ovviamente il comune e l'amministrazione di Pozzuoli a tenere fede, nel senso che al di là se la riemissione, non la riemissione, che qua entriamo nel tecnico e non mi interessa. Io penso che ci sia, debba essere importante una cosa, che se in una zona ci sono dei vincoli, assolutamente no a tutto ciò che rovina il paesaggio. Ne abbiamo anche un altro rischio, il rischio idrogeologico ad Amiano. E allora, secondo il mio punto di vista, tutto ciò che non può fare il cittadino non lo deve fare nessuno. Agnano Pisciatelli, ed è uno dei luoghi dove verrà il pozzo, un pozzo dove non verrà posto nascosto in delle zone disabitate. Vi posso garantire che nelle vicinanze c'è proprio una realtà alberghiera. Non so se voi li conoscete, ma sono quelli del Tegno il Sole. Ovviamente mettiamo a repentaglio quello che è l'hotel, l'accoglienza per i delusti, tutti coloro che poi effettivamente, a mio avviso, dovrebbero venire a Agnano per andare alle terme, per farsi dei fanghi, per vivere insomma nella piena tranquillità il bello che vi Pozzuoli. Quindi l'invito è questo: amministrazione, prenda atto, vada avanti, tutte le carte che loro hanno a disposizione le mettano sul tavolo, le giochino e fanno in modo che la volontà dei cittadini venga comunque resa onnipotente, si può usare questo tipo di espressione, venga tesa in considerazione e come tale deve essere rispettata. Io vi ringrazio. Grazie Bruna, e abbiamo l'altro intervento, la senatrice proprio del Movimento 5 Stelle, Paola Nugnes. Cittadina al Senato, ci tengo e quindi lo ribadisco. Sì, la cittadina sia sovrana, onnipotente no, ma sovrana sì, assolutamente. Quindi riprendo il lancio della cittadina che ha parlato prima. Ci tengo a sottolineare alcune cose. Innanzitutto che per quanto riguarda il progetto della Geoelectric è stato presentato come appunto un impianto di pubblico interesse, di pubblica utilità, quindi va in deroga, cioè è stato detto prima all'assessore che ci sarà bisogno della VAS comunale. Questo purtroppo non è vero, non sarà così, e questo rende questo progetto più difficilmente afferrabile, cioè è gestibile dai territori. Per quanto riguarda i dati tecnici che sono stati evidenziati con chiarezza dai tecnici che si sono espressi, e qui è presente il professor Mastro Lorenzo, ma anche Ortolani, Chiodini e altri si sono espressi con grande preoccupazione, io non mi voglio soffermare, anche perché cercherei di dare una visione politica di questa cosa. Allora, innanzitutto io do atto al coordinamento di cittadini che si sono riuniti e che stanno lavorando da mesi di non essere partiti con un dato pregiudiziale. Loro hanno studiato, si sono riuniti, hanno preso tutte le carte a disposizione e hanno messo insieme tutti i dati. Quindi questo è il risultato di uno studio. Quindi non c'è un dato pregiudiziale di no, un'opposizione a prescindere, anche perché teoricamente stiamo parlando di una risorsa rinnovabile e non inquinante. Quindi i cittadini si sono posti con grande attenzione, ma da dove esce fuori che stiamo parlando di una società privata, da dove esce fuori che l'IGB e l'AMA sono sorsi
hanno realizzato una relazione insieme, quindi in conflitto di interessi, questo non ci rassicura, laddove sono state denunciate da tanti tecnici preoccupazioni di rischio, e laddove sappiamo che già dal 2011, poi rinnovato nel 2013, anzi in commissione al Senato, venne proprio la Protezione Civile e ci venne a dire che, a differenza del Vesuvio, le aree flegree e l'area di Ischia sono passate da stato di attenzione, di allerta base, a stato di allerta giallo. Significa che siamo in preallarme, e ci ha detto che, appunto, come era già a conoscenza di cittadini, ha confermato in sede ufficiale che mancano i piani di evacuazione, perché è vero, la Protezione Civile dà delle linee guida, ma devono seguire dei piani comunali e intercomunali che non ci sono, laddove sappiamo che proprio l'area di Pisciarelli, dello Scarpoglio, sono aree ad altissima temperatura e a fenomeni di surfaccio, e che lo stesso direttore dell'INGPUCI disse per altro progetto che laddove non c'è riniezione non c'è pericolo. Allora, per un semplicissimo sillogismo, io da cittadina e non da tecnico dico: e laddove ci sono riniezioni e c'è pericolo, allora io mi chiedo, faccio solo una domanda: perché? Perché quando noi abbiamo tutti questi dati che si mettono uno dietro l'altro, la parola, la domanda che mi devo fare è perché? Perché il principio di precauzione in questo caso non è assolutamente rispettato, ed è un principio che abbiamo il dovere e il diritto di richiedere. Perché, visto che stiamo parlando di una società privata che produrrà energia, che rivenderà al GSE, che guadagnerà, e poi noi come cittadini non ne avremmo nessunissimo beneficio, per quale motivo dobbiamo correre questo rischio? Io sono solita farmi sempre questa domanda: perché? Scusate. Ieri siamo stati sul Vesuvio e una guida ci ha spiegato come nella Valle dell'Inferno erano giù nella Valle dell'Inferno, ad un diametro di distanza dalla bocca del Vesuvio, fossero nate nei secoli tanti centri urbani, non l'urbanizzazione di oggi, e ci ha spiegato come, essendo questo terreno vulcanico tanto fertile, infatti da pochi decenni fa quella valle era arida e desertica, e noi abbiamo potuto godere invece della vista delle ginestre in fiore, ed era bellissimo. In pochissimi decenni si sono presentate queste piante. Lui ci ha spiegato come la valutazione del rischio sia un dato fondamentale che è sempre esistito. Allora, è stato fatto da quelle popolazioni di centinaia di anni fa una valutazione se l'insediamento in quelle terre così fertili valesse il rischio di essere a una certa distanza dalla bocca del Vesuvio, e sono nati i comuni vesuviani che noi conosciamo, i loro centri storici. Quello che invece caratterizza i nostri anni più recenti, è che abbiamo perso qualunque capacità di valutazione e di misura. Infatti la cementificazione violenta che c'è stata alle pendici del Vesuvio, che ha portato le costruzioni fin sotto proprio la bocca del Vesuvio, da un lato ha aumentato il rischio e dall'altro ha annullato il beneficio. Io voglio vedere per questo progetto qual è il beneficio per i campi flegrei. Io vedo solo i rischi. Grazie. E aggiungerei, al di là di ogni profitto, cerchiamo proprio altre vie, insomma. Io la voglio pagare 3 volte in più l'energia, ok? Datemi l'opportunità di guadagnare 3 volte in più, perché penso che è quello che interessa, ma non rischiamo. Andiamo avanti. Io vorrei chiudere con i comitati, eccetera, e poi passare la voce ai cittadini. Volevo chiamare, ci sono
aggiunti di recente, ma sono molto attenti al tema anche loro dello Sport Italia, delle trivelle e soprattutto dell'area, quella meridionale. Lucio Iavarone, in rappresentanza di Unione Mediterranea, eccolo qua, lui è stato portavoce anche di un'altra cosa che purtroppo ci tocca tutti da vicino, è stato portavoce della Terra dei Fuochi, quindi Lucio Iavarone. Sì, buongiorno, io sono neo responsabile ambiente di Unione Mediterranea, come diceva Pino prima, alcuni di voi mi conoscono più come ex portavoce del coordinamento comitato di fuochi. Guardate, proprio il fine settimana scorso, sabato e domenica scorsa, eravamo a Matera in occasione del secondo congresso di Unione Mediterranea e anche con il contributo di Giuseppe Di Bello, che da anni sta facendo lì un grosso lavoro e tante battaglie per Tusillo proprio contro le trivellazioni petrolifere, insieme a Gianni Fabris, che ha capeggiato le grandi mobilitazioni degli agricoltori. Abbiamo posto un punto importante, fondamentale, e cioè che la questione ambientale, l'ambiente deve essere oggi al centro, il punto focale, il punto centrale delle politiche di qualsiasi soggetto politico. Questo è fondamentale. Qualsiasi soggetto politico non può prescindere dal partire nell'elaborazione delle proprie strategie politiche dalla centralità che deve avere l'ambiente, la tutela, la salvaguardia del nostro territorio. È assolutamente imprescindibile. Quindi a tutti i soggetti politici che questo non fanno, vediamo il PD, sono quelli che invece promuovono lo sblocca Italia, promuovono le trivelle, promuovono gli inceneritori, promuovono la distruzione e la devastazione del nostro territorio. E allora noi dobbiamo dire basta. Innanzitutto dobbiamo fare in modo che dei soggetti politici nuovi, movimenti politici nuovi, nascano per scalzare quelli con un'idea precisa di base: la tutela e la salvaguardia della nostra terra. Questa deve essere la prima incondizionabile certezza che bisogna mettere sempre al centro delle nuove politiche di qualsiasi soggetto politico. E quindi